Ciao a tutti amici, benvenuti su questo mio nuovo video. Stiamo su Cosacchi 3 e questo forse sarà un ultimo video su Cosacchi 3, perché il primo episodio è un episodio pilota, non è piaciuto forse abbastanza perché non ho riscontrato, come dire, un grande successo, però sto pensando di montare una nuova campagna su Enzo Fairon 4, però non so con quale mod portarla. Posso portare, provare a registrare prima da solo una mod del 1953, solo che poi è crashata. Ho provato, potrei provare con la mod della prima guerra mondiale, perché no, sulla prima guerra mondiale non sarebbe una cattiva idea. Oppure su Greenlanda, in cui lo faremo diventare fascista e conquisteremo l'Inghilterra, ci andremo con l'asse e conquisteremo, insomma, tutto il necessario. Oppure prendere qualche altro gioco che mi poteste consigliare voi, oppure scelgo io e poi vediamo se vi piace o no. Comunque, continuiamo. Questo è il tutorial su una guerra in cui mostreremo come è stato fatto abbastanza bene Cosacchi. Come potete vedere, i picchieri costituiscono una buona parte della fanteria. Sono armati con un piccolo, ovviamente sono montati contro una cavalleria. Onestamente sono molto forti. Poi ci sono anche vari tipi di fanteria. C'è anche la fanteria con lo scudo, che però vengono più usati in Austria poi come mercenari. E poi ci sono i fanti, che sono caratterizzati da dei coltelli, cioè no coltelli, delle scimitarre, ecco, cose del genere, che usano più gli angelini e i turchi. E poi qua ci sono i moschettieri, poi ci sono, non solo i moschettieri, ci sono anche dei fucilieri, che però sono del secolo prossimo, insomma, del gioco. E poi ci sono i giannizzeri, che vengono usati dai turchi. Sono molto forti, però non possono combattere in mischia. Questa è ancora una cosa che non riesco a capire, perché hanno anche le spade, capite? Quindi potevo prendere la spada e combattere, no. In questo caso no, hanno rispettato il vecchio tipo di moschettieri del vecchio Cosacchi. Molto bene. Sono molto potenti, devo dire la verità, però ci mette un po' di tempo a ricaricarsi. E poi c'è la cavalleria. In questo caso è composta da questi Reiter, come si chiamano, perché sono svedesi. Ecco, se non sbaglio, sono svedesi. Ci sono i cavalieri leggeri, i cavalieri medi più o meno, e poi ci sono i cavalieri, cioè i cavalieri pesanti, come i reiter, come i corazzieri e come i cavalieri. Quei leggeri sono un nome un po' strano, quindi non mi ricordo molto bene, però c'è un tipo di cavalleria molto leggero. E poi ci sono i moschettieri a cavallo, che possono essere sia mercenari che non. Quindi la cavalleria è molto veloce contro la fanteria e anche contro le loro stesse unità, insomma. Poi qua ci sono le varie formazioni. Ah, adesso parla dei dragoni, ecco, i moschettieri. Perché ho detto moschettieri? Vabbè. Questi dragoni sono più o meno, hanno lo stesso tipo dei moschettieri, quindi dei fucilieri, nel senso che se la fanteria gli arriva addosso, si ritirano e poi sparano e così. E anche là hanno bisogno di ferro e carbone per sparare. Questi chi sono? Ah, gli Highlander. Ah, sì, molto bene. Questi sono unità speciali inglese. Però è strano che questi Raider sono anche inglesi, non l'avevo mai visti. Devo portare i picchieri in avanti, ok. Ma sentite cosa fa, come fa un ufficiale. Adesso dobbiamo mantenere la posizione. Sì, questo qua già l'avevo spiegato nel primo tutorial, mi ricordo molto bene. Vabbè, giustamente adesso parla dell'artiglieria, che come sapete l'artiglieria è l'artiglieria, cioè non è che possiamo dire più di tanto. È composta da obici, cannoni, mitagliatrice, cioè come dire, è un cannone che spara più colpi, insomma, come una mitagliatrice.
poi c'è Immortaio. Immortaio. Scusate. Immortaio è efficace contro le costruzioni, oppure a volte contro alcune navi. Se sono in monti, se sono monti mortali. Gli obici contro la fanteria e non molto contro le costruzioni. Mentre i cannoni sono più efficaci, come dire, un po' più come costruzioni che come unità, anche se sono una via di mezzo. E poi ci sono queste falciatrici, queste mitragliatrici, che però in questo caso non si vedono, cioè che proprio non ci sono, che sono efficaci solo contro le unità. Hanno bisogno anche di oro, come potete vedere anche qui da questo simbolo, cioè c'è meno 3, vuol dire che questi cannoni invece di, cioè, hanno bisogno di oro per mantenersi, e non bisogna lasciarli incustoditi, perché altrimenti alcune le unità nemiche possono distruggerli o prenderli per sé. Quindi sono anche in formazione, penso. Sì, bombardiamo. Andate. Bene, bene. Hanno migliorato molto questa, la gittata del cannone, come è fatto. Bene, mi piace. Beh, direi che è più il momento di attaccare. Cioè, sarebbe meglio attaccare i moschettieri che i picchieri, però. Comunque. Vabbè, stiamo sparando, insomma. Potevano aggiungere alcune persone, 15 nei cannoni, come su American Conquest. Sarebbe stato un po' più bello. Però non fa niente. Tanto qua stiamo massacrando. Bene, li stanno ritirando. Adesso con questi cosacchi mercenari, che anche loro valgono un bel po' di soldi, dobbiamo attaccare questi moschettieri. Adesso visto che non hanno protezione, possiamo attaccarli senza problemi, perché i picchieri sono molto efficaci contro i propri cosacchi, questi qua del Mar Nero. A parte un ufficiale, solo un combatte per lo più, mentre vedete questi qua si allontanano e li uccidono. Cosa succede? Adesso anche le navi, molto bene. Su questo potrei fare un discorso che dura 20 minuti, però non lo farò. Le navi, ci sono vari tipi di navi. Le navi, ci sono le pinacce, oppure le pinacce, che sono piccole navi che fanno poco danno, sono più da ricognizione. Poi ci sono le galee, che colpiscono, come dire, da, che possono attaccare sia gli edifici che le navi, sia da lontano che da vicino. Poi ci sono le fregate, che sono di un livello basso rispetto a queste navi da linea, perché queste navi da linea sparano colpi proprio subito, velocemente, mentre le fregate no. Poi dopo la nave da linea ci sono molte altre navi, almeno secondo cosacchi, il primo sì, però devo ancora vedere qua quali navi ci sono, perché mi sono dimenticato. Bene, avanziamo. Vedete, ecco, l'Austria usa questo tipo di unità, che non è molto forte, però, cioè, a me personalmente serve solo proprio nel caso non si hanno soldi. Allora usiamo questo. Proprio. Oddio, ma questi qua sono un po' meglio. Ok, la cavalleria andrà contro a loro, i picchieri continuano lo stessi, i moschettieri daranno man forte a loro, questi moschettieri avanzano, voi attaccate loro, voi intanto avanzate, sto gestendo un po' la cazzo, i cavalieri, no che cazzo, allora gli elandri andranno contro i moschettieri, contro di loro, gli Erander contro questi pochi cosacchi andranno qui, i cannoni attaccano direttamente lì, anche tu a fare la stessa cosa, vedete come spara velocemente, le fregate giusto, non proprio la metà, però
Bene, è stata una... Ah, ci ha dato anche un achievement. Strano, penso di averlo avuto. Vabbè, abbiamo fatto questa battaglia. Ah no, siamo svedesi, ok. Noi abbiamo usato sia unità inglesi che svedesi contro gli austriaci. Ok, va bene, molto bene. Va bene ragazzi, il video finisce qua. Questo è un tutorial molto semplice sulla guerra, sulle diverse unità, come sono formate e che cosa le differenze, insomma, niente di che. Spero che questo video vi sia piaciuto. Ditemi se vi piace questo gioco, così porterò un altro episodio in cui, adesso vi faccio vedere, in cui andremo direttamente qui su Scenari e prenderemo la Second Nord War. Se volete, se questo gioco vi piace. Se non vi piace, consigliatemi un altro gioco oppure un'altra mod da fare su Enzo Fermi 4. Quindi se questo video è piaciuto mettete un mi piace, ma soprattutto commentate, ditemi se questo gioco ne vale la pena di portarlo. Grazie della visione, ciao ragazzi.